Ciao ragazzi, allora nuovo video. Questo, come avete letto dal titolo, sarà il video riguardante la review di tutti i prodotti della linea Elixir Jeunesse di Yves Rocher, che ormai sto provando da quasi un anno, o forse un pochettino più di un anno. Prima di iniziare il video però volevo dirvi due cose importanti. La prima è assolutamente ringraziarvi per tutti i commenti e per tutti gli auguri che mi avete fatto sotto il video Instagram Control My Life. Vi ho detto finalmente che mi sposo e infatti penso che da questo video in poi vedrete in me dei cambiamenti. Il primo naturalmente sono queste ciglia, infatti scusate se sono un po' strana, se ho gli occhi un po' gonfi, ma ieri ho fatto per la prima volta l'extension alle ciglia. Tra l'altro fatemi sapere se può interessarvi un video in cui vi parlo della mia esperienza con l'extension alle ciglia e magari qualcuna di voi vuole farle. Comunque, a parte tutto, iniziamo con la review dei prodotti. Lo scorso anno, non so se vi ricordate, ho pubblicato un video haul in cui vi parlavo appunto dei prodotti Elixir Jeunesse di Yves Rocher, in quanto li ho ricevuti grazie ad una My Beauty Box. Naturalmente vi lascio il video qui sopra nelle schede e ho visto che molte di voi erano curiose sull'argomento. Ora ho testato tutti i prodotti, alcuni li ho anche terminati, quindi assolutamente mi sento di dirvi la mia opinione. Totalmente ho ricevuto 4 prodotti e sono una maschera flash per il viso, seconda cosa la crema notte nella confezione proprio in vetro, anche molto resistente soprattutto agli urti, la crema giorno nel formato più piccolino da 30 ml e l'acqua micellare. Direi di iniziare subito proprio facendo una simil skincare, quindi iniziamo con l'acqua micellare. Acqua micellare detergente antinquinamento più detox per viso e occhi. La confezione, vedete, è trasparente, contiene 200 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Fra tutti forse è il prodotto che ha inci un po' peggiore, perché comunque fra tutti gli altri ingredienti che sono molto buoni, come vi ho detto anche nel precedente video, che ha il 93% di ingredienti di origine naturale, contiene un PEG 7. Però essendo un prodotto a risciacquo ho pensato comunque di utilizzarlo e di provarlo. Ve l'ho già fatto vedere in realtà all'azione in un video, che è praticamente un video mi strucco con voi, che vi lascio qui sopra, e lì potete vedere bene proprio come si utilizza e come funziona almeno sulla mia pelle. Secondo me è uno dei prodotti migliori della linea Elixir Jeunesse, perché comunque è un'acqua micellare non troppo liquida, è quasi più in gel, strucca benissimo sia il viso che gli occhi e naturalmente anche le labbra, non lascia alcun residuo. Io ragazze veramente mi sono trovata molto bene e questa confezione mi è durata comunque 2 mesi. La profumazione, come di tutta la linea Elixir Jeunesse, è più che altro basica, si sente proprio l'odore di aloe e diciamo che non la gradisco moltissimo, però essendomi trovata molto bene con questo prodotto io direi che si può assolutamente bypassare sulla profumazione, perché devo dirvi che fa benissimo il suo lavoro. Proseguiamo poi con la maschera. Abbiamo la Repair più antinquinamento Detoxing Flash Mask in questa confezione, che contiene 75 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. È una maschera flash ossigenante. Applicare uno strato generoso sul viso 2 volte a settimana, lasciare in posa da 5 a 10 minuti, poi rimuovere l'eccedenza con l'aiuto di un dischetto di cotone, evitare il contorno occhi. Questa praticamente non è una maschera che ha una consistenza, vedete, di una crema viso. Quando è applicata poi diviene completamente trasparente, si applica sul viso e tende molto, diciamo, a far seccare la pelle. Ecco, non mi è piaciuto moltissimo come prodotto, perché io comunque già di mio ho una pelle secca e se non metto su una maschera più idratante su di me non fa alcun effetto, anzi fa l'effetto di seccarmi ancora di più la pelle. Comunque è una maschera molto leggera, non dà problemi alla pelle, si rimuove con facilità tranquillamente con un dischetto
dischetto di cotone come è scritto qui sopra o con l'acqua, e io la consiglio soprattutto per pelli grassi o per chi comunque ha pelli più normali, non troppo tendenti al secco. Ha la stessa profumazione dell'acqua micellare di cui vi ho parlato prima, e sì ragazze, non mi è piaciuta tantissimo, devo dirvi che l'ho utilizzata pochissime volte perché comunque non mi ha ispirato molto come concept di prodotto. Preferisco sempre, almeno sul mio viso, una maschera più ricca o comunque magari all'argilla o simili. Ha un inci ottimo e assolutamente, se avete una pelle grassa o normale, vi consiglio di provarla. Infine ho testato in questo periodo naturalmente le due creme viso. La piccolina è la crema viso giorno, mentre questa nel packaging di vetro è la crema viso notte. Allora, la crema viso giorno promette riparazione e naturalmente è un anti inquinamento trattamento ristrutturante. Ha un inci ottimo, contiene 30 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Devo dirvi che, come per la maschera, non ho utilizzato tantissimo questa crema durante l'inverno perché naturalmente io ho una pelle molto secca e questa linea e la crema giorno antinquinamento è un prodotto più adatto a pelli normali grasse. Troviamo infatti al suo interno una grandissima percentuale di gel d'aloe vera, e la sto apprezzando un pochettino di più nel periodo estivo perché comunque in primis la utilizzo magari quando fa molto caldo come crema per il viso perché si assorbe molto facilmente, non fa sudare la pelle, ma allo stesso tempo un minimo la nutre. Oppure mi piace tantissimo questo prodotto come base per il trucco, permette poi di stendere bene fondotinta, correttore eccetera. In questo modo tutti i prodotti che andremo ad applicare su tendono ad aggrapparsi meglio alla pelle. Lo stesso discorso vale naturalmente per la crema notte, che come vedete, appunto essendo adesso periodo estivo, la sto praticamente terminando. Devo dirvi un pochettino a forza, sempre perché non è un prodotto adatto appunto alla mia pelle secca, però comunque per l'estate da applicare la sera è un prodotto fantastico che mi sta piacendo tantissimo, anche questa ottima come base di trucco. Devo dirvi che però questa notte rispetto alla crema viso giorno è molto più nutriente. Entrambe non hanno un buonissimo odore, naturalmente stesso discorso di, e entrambi formulati molto bene. Tutti i prodotti della linea Elixir Jeunesse non hanno dato alcun problema alla mia pelle, anche se devo dirvi che è molto sensibile, non mi ha fatto uscire brufoli, punti neri eccetera, anzi l'ha migliorata perché comunque l'aloe è molto lenitiva. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere se voi avete provato la linea Elixir Jeunesse. Ricordatevi come sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!